Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 in apertura. Andiamo a Teramo dove il sindaco Gianguido D'Alberto annuncia uno screening di massa per gli istituti superiori a partire dal 20 di gennaio e per i successivi due giorni. D'Alberto rivolge però un appello agli studenti. I test rapidi sono utili, dice, ma inefficaci se fuori da scuola non si rispettano le regole e le misure dunque di sicurezza anticontagio. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Ci siamo. Dal 20 al 22 gennaio parte a Teramo lo screening di massa per le scuole superiori. Lo ha deciso e annunciato il sindaco Gianguido D'Alberto, per il quale è fondamentale mettere il test rapido a sistema per l'intera popolazione scolastica. Il sindaco ribadisce inoltre l'importanza e la necessità di attuare la circolare emanata dall'ASL in adesione alla sollecitazione del Comitato Ristretto dei Sindaci, che detta precise indicazioni sull'applicazione di misure anti-Covid e sui comportamenti da assumere nelle scuole per evitare il sorgere di focolai. Perciò, anche nella veste di presidente regionale dell'ANCI, D'Alberto torna a chiedere alla Regione che lo stesso atto venga applicato nell'intero territorio abruzzese. I test rapidi per il sindaco di Teramo dovrebbero essere inseriti in un sistema permanente e continuo per garantire reale prevenzione e per assicurare la continuità dell'attività didattica. Lo screening di comunità è una fotografia della situazione, non può essere organizzato una tantum, ma va predisposto con cadenza continua, periodica, così come indicato dalle norme dell'Istituto Superiore di Sanità. Alla luce di tali considerazioni, appare inevitabile, secondo D'Alberto, rivedere i protocolli. L'amministrazione comunale di Teramo ricorda che è stata la prima ad effettuare lo screening di massa a tutta la popolazione delle scuole elementari e medie. Quello alle superiori dal 20 al 22 gennaio sarà realizzato con le stesse modalità, di concerto con Protezione Civile e ASL. C'è poi un ultimo appello del sindaco D'Alberto agli studenti. Lo screening è utile, ma del tutto inefficace se poi fuori della scuola non si seguono le regole di sicurezza. Indossare la mascherina e rispettare il distanziamento. Suggerimenti spesso disattesi da molti giovani, visto il numero elevato di sanzioni inflitto recentemente dalle forze dell'ordine. Ci spostiamo a San Salvo, dove il primo cittadino Tiziana Magnacca si scaglia contro chi durante le festività natalizie non ha rispettato le regole. Al momento sono oltre una ventina i casi accertati, ma i contagi sono destinati a salire. Ascoltiamo il sindaco. Da poco tempo sono stata contattata dall'ufficio di prevenzione della nostra ASL che per le vie brevi mi ha comunicato che i casi positivi a quest'ora, in questo momento, sono ben 22 e che altri tamponi stanno processando, per cui non è detto che non escano altri casi positivi nella giornata di oggi. Sono molto preoccupata. Abbiamo cercato di capire insieme alla ASL quali fossero state le cause di questi contagi numerosi, un po' come quelli dei giorni passati, ed è emerso anche dai loro accertamenti come siano tutte riconducibili a nuclei familiari che si sono ritrovati numerosi durante le feste natalizie e soprattutto per il Capodanno. Pare appunto che sia emersa questa, con una certa certezza, questa realtà, il che impone a tutti una riflessione doverosa, perché non è più consentito che per festeggiare, tra l'altro non rispettando le regole, violando anzi le regole e anche il buon senso, la ragionevolezza, la nostra città debba registrare un così cospicuo numero di casi tutti insieme. È chiaro che questo non è un problema del singolo, noi ci auguriamo che stiano bene e che non abbiano conseguenze gravi. Il problema è che questi contagi si rifletteranno inevitabilmente sulla vita della nostra città, e siccome la curva dell'epidemia è una curva esponenziale, mi aspetto anche altri casi nei giorni a venire. Andiamo avanti adesso. Parliamo di una notizia che riguarda la ASL di Pescara, a cui è stato donato un frigo di quelli che raggiungono la temperatura di meno 80 gradi centigradi, che serve a conservare il vaccino Pfizer. Attualmente sono 15.428 le vaccinazioni anti-Covid-19 eseguite
alle 10.30 di questa mattina nei punti di somministrazione individuati dalle ASL di tutta la regione Abruzzo. Come sapete, per la conservazione del vaccino attualmente in uso, quello Pfizer, è molto importante la catena del freddo, ovvero mantenere la corretta temperatura del vaccino durante tutte le fasi della logistica. Per assolvere a tale finalità, l'ASL di Pescara, già prima della consegna dei vaccini, ha potuto contare, si legge in un comunicato, sul sostegno dell'azienda farmaceutica Alfa Sigma, che ha donato il frigorifero in grado di raggiungere i meno 80 gradi. Siamo lieti di poter contribuire a livello locale alla campagna di vaccinazione anti-Covid. Queste le parole dell'amministratore delegato dell'azienda farmaceutica Pier Vincenzo Colli. Il direttore generale dell'ASL di Pescara Ciamponi, a nome dell'azienda, ha espresso il ringraziamento per questa donazione. Noi proseguiamo con il nostro giornale, voltiamo pagina, parliamo di acqua. L'azienda consortile acquedottistica, l'ACA, che rifornisce i comuni numerosi tra la provincia di Pescara e quella di Chieti, è stata condannata dall'autorità per la concorrenza a pagare una multa di 312.000 euro. Il comportamento di ACA è gravissimo, questo è il commento dell'associazione ambientalista Forum dell'Acqua Abruzzo. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. 312.000 euro e l'ammontare della multa a cui ACA, l'azienda consortile acquedottistica, è stata condannata dall'autorità garante per la concorrenza. Tutto parte dalla segnalazione di un ultraottantenne a cui non ridavano i conti della bolletta dell'acqua. Sono quattro gli aspetti contestati dall'autorità. Riguardano l'attivazione automatica della copertura assicurativa per le perdite occulte d'acqua, la scarsa trasparenza, l'indifferenza verso i consumatori che non avrebbero voluto attivare la polizza e la mancata informazione in caso di perdite occulte. L'ACA ha attivato in maniera unilaterale un'assicurazione per le perdite post contatore per i cittadini, con comunicazioni assolutamente, secondo l'autorità per il mercato, assolutamente non congrue e non hanno messo in grado i cittadini di poter decidere in tranquillità se aderire a questa, che non era un'offerta, era una decisione già presa. E poi il fatto di poter recedere solo attraverso un iter assolutamente farraginoso. Tale situazione, sostiene l'autorità, ha determinato nel corso degli anni l'accumulo di un arretrato notevole e conseguenti ritardi nella lavorazione delle stesse istanze e nelle risposte ai clienti. Sarebbe veramente increscioso se questi costi andassero a finire anche quelli in bolletta, perché i cittadini pagherebbero due volte. Noi riteniamo che debbano pagare gli amministratori della società, che hanno fatto un gravissimo errore che è stato appunto sanzionato dall'autorità. E a proposito di questa notizia, l'ACA ha deciso di presentare ricorso al TAR del Lazio contro la decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato per la sanzione, abbiamo visto, comminata da oltre 300.000 euro. L'azienda fa sapere che il garante ha ritenuto di censurare l'iniziativa assunta nell'anno 2018 dal Consiglio di amministrazione in carica al tempo e consistita nell'attivazione di una copertura assicurativa per le perdite occulte subite dai consumatori. Valutato il contenuto complessivo del provvedimento, HSPA ritiene di dover andare contro la decisione del garante nelle sedi preposte e di rimettere alla valutazione dell'autorità giurisdizionale la correttezza e la legittimità del provvedimento. Proseguiamo e voltiamo pagina, parliamo di ricostruzione adesso. In arrivo 138 nuove unità di personale negli uffici speciali, 30 dei quali dovrebbero arrivare in Abruzzo. L'obiettivo è quello di accelerare l'iter delle pratiche della ricostruzione post-sisma del centro Italia. Vediamo. Con i nuovi fondi stanziati dalla legge di conversione del decreto legge agosto e le risorse reperite dal commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini, si avvia l'assunzione immediata di 138 dipendenti da destinare agli uffici speciali della ricostruzione, che vanno ad aggiungersi ai 640 degli organici attuali. Si rafforza così anche la struttura del commissario straordinario con 12 nuove unità di personale e la nomina di due subcommissari per l'esercizio dei nuovi poteri straordinari in deroga per le ricostruzioni complesse, Fulvio Soccodato e Gianluca Loffredo.
Dei 138 nuovi tecnici in arrivo agli USR, 72 sono assegnati alle Marche, che è la regione che ha subito i maggiori danni, 18 vanno invece a Lazio ed Umbria e 30 all'Abruzzo, che recupera così il sottodimensionamento del passato. L'intesa sul riparto delle nuove risorse è stata raggiunta ieri dai presidenti delle quattro regioni su base di una proposta del commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, che tiene conto dei carichi di lavoro attesi. Su 80.000 edifici censiti come inagibili dopo il sisma del 2016-2017, le istanze di contributo finora presentate sono 19.500. Le pratiche in lavorazione negli uffici speciali e nei comuni ed in fase di integrazione da parte dei tecnici, quindi non ancora giunte a conclusione, sono circa 12.000. I contributi richiesti ammontano a circa 4 miliardi e mezzo di euro, quelli già decretati ad 1,5, mentre le erogazioni effettive che procedono con lo Stato avanzamento lavori nei cantieri sono pari a circa 700 milioni di euro. Le priorità per il 2011, vista la mole di lavoro, sono tante. Oltre ai controlli sulle pratiche della ricostruzione privata, gli USR dovranno gestire sul campo alcune fasi fondamentali della ricostruzione pubblica e la redazione e l'attuazione dei programmi straordinari di ricostruzione nei comuni più colpiti, le opere da realizzare in deroga utilizzando i poteri speciali attribuiti al commissario. E adesso torniamo a parlare di sanità. Andiamo a Chieti, spostati alcuni reparti del Santissima Annunziata con i pazienti che per curarsi devono andare fuori città. La ASL però non ha ancora speso la somma disposta da Roma per l'acquisto di nuovi macchinari. Vediamo. Pazienti tietini costretti a curarsi altrove. La sanità di Chieti è sempre più dirottata verso altri comuni e alcuni malati, anche oncologici, sono costretti a ricercare altrove cure e servizi che il Santissima Annunziata non può più fornire. Il diritto alla cura è anche alla cura con l'umanità e la comprensione delle problematiche che devono affrontare i malati che sono deboli e fragili nel momento delle cure. Per cui, parlando di pazienti oncologici, non possiamo mandarli a Teramo a fare radioterapia per 35 sedute, perché significa rovinare proprio la vita a una persona che sta già male. E questo benché il governo abbia destinato all'Abruzzo 6,4 milioni per l'acquisto di nuovi macchinari. La somma, spartita tra L'Aquila, Pescara e Chieti, finora è stata spesa solo dal capoluogo adriatico. A noi risulta, da sommarie informazioni, che ci sono milioni di euro pronti per acquistare delle apparecchiature di ultima generazione. A noi risulta che ci sono dei progetti esecutivi che vanno mandati avanti affinché il percorso oncologico della ASL di Chieti venga ottimizzato. Noi, con animo massimamente collaborativo, ci siamo rivolti alle istituzioni, in primis al sindaco di Chieti e all'assessore, che per fortuna sono anche due medici, e continueremo in questo percorso, perché interpelleremo il prefetto, se sarà necessario anche il procuratore della Repubblica, perché vogliamo delle risposte chiare, precise e concordanti, vogliamo soprattutto un cronoprogramma. E intanto il reparto di dermatologia va verso Ortona e quello di odontostomatologia si sposta a Lanciano. L'amministrazione comunale si schiera al fianco delle associazioni e sollecita la ASL. Occorre fare presto, queste le parole del sindaco Ferrara. Insieme con le associazioni dei malati noi rivolgiamo l'invito alla dirigenza della ASL di velocizzare l'acquisto dei macchinari che sono andati incontro ad obsolescenza programmata, quindi parliamo della TAC, della PET TAC, e anche di cercare di evitare lo spostamento di reparti di servizi come la dermatologia, l'odontostomatologia, che sono e rimangono essenziali per il nostro territorio, essendo anche dei reparti universitari. A Silvi, promossa dal sindaco Andrea Scordella, si è tenuta presso il comune una riunione tecnica per fare il punto della situazione dei lavori in atto per contrastare il fenomeno dell'erosione della spiaggia a sud della città e per prefigurare possibili soluzioni per evitare che il fenomeno erosivo si estenda anche verso la zona centrale della città, che va da Piazza Fermi a Piazza Marconi. La mia preoccupazione è quella dell'amministrazione, ha detto il sindaco Scordella,
e di evitare che altre zone della costa possano essere danneggiate nel medio e lungo periodo dal fenomeno dell'erosione. In tal senso ho chiesto, continua il primo cittadino, al consulente esterno dell'Università dell'Aquila e ai tecnici della Regione Abruzzo uno studio sulle opere di conservazione dello stato attuale della spiaggia da Piazza Fermi a Piazza Marconi che garantiscano soluzioni ecocompatibili rispettose dell'ambiente. Nel corso dell'incontro i rappresentanti della Regione hanno ribadito che il metodo adottato in questa fase, cosiddetto a celle, che prevede le barriere e i pennelli, è quello che ha garantito i migliori risultati. Dunque questo è quanto è emerso dalla riunione di oggi. E adesso ci occupiamo di sport, calcio di Serie B in primo piano con il Pescara. Ancora difficoltà sul fronte mercato per il Delfino, la pista Ceravolo potrebbe concretizzarsi dopo lo scontro diretto di domenica fra Pescara e Cremonese, mentre su Sebastiano Esposito, dopo Regina e Brescia, ora c'è anche il Venezia. Nel frattempo la squadra continua a lavorare in vista del match contro i grigiorossi di Fabio Pecchia, oggi doppia seduta per il Pescara. Al termine della prima abbiamo ascoltato il jolly Luca Crecco nella intervista di Andrea Costantini. Luca Crecco, si torna dopo qualche giorno di sosta, avete staccato un po' la spina, però si riparte subito forte perché un altro scontro diretto con la Cremonese. Sì, torniamo da 3 giorni di sosta, personalmente mi sento bene, a me quando stacchiamo per 3 giorni mi sento sempre bene e adesso siamo pronti per fare una partita comunque difficile con una squadra forte che sta in classifica comunque alla pari nostra, diciamo, quindi sarà una partita importantissima e come saranno tutte le altre, però la stiamo provando bene perché sappiamo il valore della Cremonese e vogliamo partire bene questo 2021, diciamo. Si è parlato in tua assenza di te perché il presidente ha detto ma Crecco ha prolungato il contratto fino al 2023, andrà via soltanto se lo vuole lui o se ce lo chiede lui, però ha speso anche belle parole nei tuoi confronti. Ecco, qual è la tua posizione da questo punto di vista? Confermi anche il rinnovo? Sì, io ho rinnovato l'anno scorso e non ho letto l'intervista del presidente, però mi fa piacere le parole che se dici che sono parole positive. Io sinceramente ho passato qua i primi 2 mesi con Oddo che non stavo bene e quindi volevo andare via perché comunque non mi impiegava neanche negli allenamenti, quindi avevo parlato con il presidente che io non stavo bene, però le cose poi sono cambiate, è arrivato il mister Breda con cui ho trovato spazio, un mister comunque che lavora bene, ci prepara le partite in modo giusto e mi sento comunque partecipe nel gruppo anche se ho fatto solamente 2 partite dall'inizio e le altre da subentrato, però voglio continuare a dare il mio contributo alla squadra e spero di giocare di più per dare davvero una mano alla squadra perché comunque vogliamo levarci da questa situazione. Prima di tutto siamo tutti un po' più considerati, secondo voi la partita viene preparata in un altro modo rispetto a prima? Sappiamo con chi andiamo a giocare, prima non sapevamo con chi andavamo a giocare. È un calcio più verticale quello che vi chiede Breda? Sì, è un calcio più verticale, vuole subito la palla davanti perché giustamente il gol si fa in avanti, se torni sempre indietro è più difficile far gol, quindi più tieni la palla vicino alla porta loro è più facile, più c'hai possibilità di far gol. Condivido questo pensiero del mister e mi piace l'idea sua. Avete fatto uno sforzo importante per uscire fuori dalla zona playout, ma chiaramente siamo ancora lontani, lontanissimi dall'obiettivo. Cosa bisogna fare ora per alimentare questa risalita in classifica? Sicuramente non bisogna fare più sbagli, abbiamo fatto troppi sbagli precedentemente e adesso con il nuovo mister abbiamo un'identità, sappiamo il calcio che vuole lui, infatti si è visto, comunque siamo riusciti a risalire. Adesso non possiamo più sbagliare perché non ce lo possiamo permettere e sicuramente dobbiamo iniziare già da domenica a fare una gran partita per rialzarci ancora. Adesso la Serie C con il Teramo, il centrocampista Pedro Costa Ferreira torna sul pareggio di sabato contro l'Avellino, gara nella quale ha interpretato il ruolo di terzino destro. Il portoghese ammette che vanno evitati cali di concentrazione
e anche il desiderio di diventare allenatore una volta tolti definitivamente gli scarpini. Lo sentiamo. Che a inizio campionato stavamo molto attenti ai dettagli, no? Al minimo errore, al minimo sbaglio nostro. Invece siamo nelle ultime partite, da quando non stiamo magari riuscendo a trovare la vittoria, siamo calati un po' nella concentrazione totale, diciamo, nei 90 minuti. Forse ci sono dei momenti di blackout, diciamo, mentali, in cui viene a mancare un po' l'attenzione e giustamente gli avversari poi ti colpiscono. Forse è questo che ci manca ancora, come ho detto in un'altra intervista, ci manca questo step, questo passo per migliorare ancora, perché il dettaglio è quello che sta facendo la differenza fino adesso, perché non è che tutte le squadre ci hanno messo sotto, anzi, a livello di gioco, a livello di essere pericolosi, noi ci siamo, però ecco, manca questo particolare, questa attenzione ai dettagli che poi alla fine la stiamo pagando. Vorrei giocare sempre, ovviamente, però ecco, mi trovo bene anche da esterno basso, è un ruolo che ho già ricoperto, il mister mi ha chiesto in settimana la mia disponibilità. Non ho esitato ad essere disponibile in quel ruolo, perché lo conosco bene, l'ho fatto, quindi non ci sono problemi. Il nostro lavoro siamo sempre sotto esame, perché poi dobbiamo parlare sempre in campo, o sei in scadenza o c'è il contratto di 3 anni, alla fine conta poco, nel senso che deve essere il campo quello a parlare, le prestazioni, il fare andare bene la squadra. Quindi ad oggi, come ha detto il presidente, non rinnova nessuno. Noi, io, tutta la squadra, siamo concentrati a far bene il meglio del Teramo, perché poi comunque alla fine anno, come dice il presidente, se abbiamo fatto bene, non penso che abbia dei problemi a rinnovarci, quindi è una motivazione in più per far bene, penso, almeno da parte mia. Se manca la vittoria, vuol dire che qualcosa non siamo riusciti a farla bene. Però ecco, non è che manca così tanto a raggiungere questi 3 benedetti 3 punti, perché comunque, come ho detto prima, le prestazioni ci sono state, non c'è stata una prestazione, una partita dove noi non siamo mai scesi in campo. Quindi alla fine è un episodio che ci può far scattare quella scintilla e farci decollare come inizio campionato. Ti piacerebbe fare l'allenatore, ti ci vedi in panchina? Sì, è una cosa che la vorrei fare, poi dal dire al fare ce n'è un bel po' di strada, però è una cosa che vorrei tentare, fare subito l'allenatore anche da giovane, perché magari iniziare un po' più tardi, diciamo che è un po' più difficile fare l'allenatore. Quel cross per Pizzuti era venuto proprio bene? Sì, diciamo che ecco, in quella situazione anche un po' di sfortuna, perché in una giornata così piovosa, campo bagnato, palla bagnata, la palla che sbatte sul palo interno non entra, ecco. 9 su 10 va dentro quella palla, però ecco, magari ci capiterà domenica e entrerà dentro, speriamo. Termina qui la prima edizione del TG6 che si aggiorna alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che on demand trovate i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia, l'augurio di una buona giornata.